Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video qui sul mio canale. Oggi ho pensato di fare un esperimento, ed è un esperimento sportivo. Ho pensato di trascinare all'interno di questa esperienza i miei fratelli e Luigi, che io voglio vedere alle prese con uno sport un pochino alternativo. Sto parlando della pole dance. È partito? Sì. Io pure voglio partire via da qua. Principalmente io faccio la parte dei tricks e delle combinazioni al palo, sia static che spin. Bellissimo. Ma domani? Stare malissimo, sì. Cioè, perché io vedo Lavinia che a volte sembra che è stata malmenata pesantemente. No, e quello perché ogni tanto vengo qui e loro mi picchiano. Salire sul palo non è come salire su un albero, c'è una tecnica folle, è impossibile. Pancia al palo, subito pancia al palo, subito su. Fai salire le mani, caro. Però ragazzi, aspetta, aspetta, taglia. Non ce la faccio. No, aspetta, 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 mi sta venendo l'ansia, aspetta, rifallo. Fammi vedere come lo fai te. Aspetta, gas, credo che sia questo il palo che forse devo usare. A un certo punto, pur di scappare, mi sono mimetizzato con l'ambiente. Io sono la pippa e quei due sono bravissimi. Questa è la verità. Bello. La static è un po' come fare calisthenics su una scopa. Scomodo. Questo è uno sport dove si affacciano tutti i tipi di persone, anche quelle che non hanno mai fatto nulla. E quindi devi andare per gradi, non puoi iniziare. Anche una persona che comunque sia un background sportivo importante, come una ballerina o un atleta di ginnastica artistica, comunque sia si trova con, insomma, con uno strumento che non ha mai usato, lavora con uno strumento verticale. Mamma mia, già, veramente. Oh. Dai gazzini sulla rete, scusami. Faccio male. Cioè si sta tirando indietro, quindi no, possiamo ti stai tirando recupera questo. È il tuo turno, mi raccomando. Perché hai iniziato pole dance? Io perché l'ho iniziata per caso, per puro caso. Perché ho iniziato a insegnare danza in questa scuola. Io non volevo farla, mi ha convinto Simona. La scuola si chiama Vertical Dolls, è un brand. Abbiamo tante sedi su Roma e altre sedi in tutta Italia, anche delle sedi all'estero, quindi è un franchising a tutti gli effetti. Donne il 90%, il 10% ti potrei dire uomini. Guglielmo pure se l'è cavata, dai. Risposta onesta. Forse deve fare un po' di stretching, Guglielmo. Beh, aiutiamoci finché è possibile. Aiuto. E invece Luigi? Ancora di più di Guglielmo. Sul ritmo? Assolutamente Guglielmo, era lanciatissimo, si muove pure bene. E gli altri? Mi guardo attorno il deserto. Gabriele, che secondo me ha un jet lag di 7 minuti, cioè lui continua a fare i passi dei 7 minuti prima. Poi abbiamo Gianluigi, si attacca al palo, ma il suo palo è attaccato alla corrente perché ha delle specie di spasmi, quello non lo comprendo. Un pochino rigidi. però ci si può lavorare. Come convinzione? Come convinzione direi Luigi.
Diciamo che è una disciplina che ti spinge a uscire abbastanza dalla tua comfort zone. Oh, ti prego, di a Gabriele di mettersi il tacco. Io se l'avessi piaciuto, non l'avrei fatto. Ma sei l'unico che può mettere il tacco. Sei l'unico che può farlo. Vai a mettere il tacco. Allora, i tacchi no, i tacchi col c***o che me li metto. È bruttissimo. Oddio, volo. Ma questo dito deve stare così. No, non riesco a muovere questo dito, lei. Grazie per i tacchi, no, grazie. Io non ho fatto sport per 11 anni. Questo, insieme a tanti altri problemi, quindi gli sfoghi sul cibo eccetera, mi ha portato anche ad accumulare peso, a non accettare me stessa. Io rifiutavo lo specchio anche prima di entrare in doccia, per dire. Quando mi dissero andiamo a provare pole dance, io venni solo per accompagnare un'amica. Ho detto, ma che, cioè, che mi metto a fare? Io nemmeno faccio le scale per salire, abito al primo piano. Arrivo, incontro Angela, subito dico, ok, però aspetta, questa persona mi sta facendo fare delle cose e ci riesco. E non mi sono sentita troppo brutta quando mi sono guardata allo specchio. Come ero vestita? Avevo dei pantaloncini da basket da uomo fino al ginocchio, e una maglietta da uomo con le manicone lunghe, però sul palo devi avere la pelle a contatto per molte cose, altrimenti cadi. Mi sono iscritta, ho iniziato a riandare una volta a settimana, poi vedevo che miglioravo e piano piano andavo sempre a comprarmi i pantaloni sempre più corti. Che stai facendo? No, volevo vedere quale prendere per segnarmi. Ma lo vedi questo già? Questo per, secondo me per te sarebbe perfetto. Sì, ragazzi. Lu, un verde con un violetto, un verde smeraldo, così si rimetta, che ti opero per un blu. No, questo qui ti prende gli occhi, vedi che mi manca delle fasi, guarda. Finché dopo praticamente 6 mesi che avevo iniziato, le mie amiche mi hanno obbligata letteralmente a spogliarmi, perché comprai un completino fatto apposta da Paul e sono tipo costumi, no? Però non avevo la minima intenzione di rimanere con quello, cioè lo mettevo sotto come portafortuna, non so perché mi sentivo che avevo questa cosa sotto. Niente, mi hanno presa, mi hanno bloccata, mi hanno spogliata, mi hanno fatta vedere allo specchio e mi hanno detto, adesso ci devi spiegare perché tu non ti metti così. Ti permette di liberarti da tutte le tue paranoie sul tuo corpo e piano piano ci riesci. Ho cambiato il punto di vista nel guardare il mio corpo, cioè non lo giudico più in base alla bellezza, ma alla funzionalità. E questo mi permette di venire a lezione con un sorriso pazzesco. Io mi spoglio, non vedo l'ora di spogliarmi per fare l'esercizio. Quindi l'approccio col mio corpo è cambiato tantissimo. Non ci sono riuscita in anni di terapia, quindi non penso sarei riuscita in altro modo in così poco tempo, in un anno, a cambiare completamente come vedo me stessa. E allora, la mia passione per la pole dance è nata in maniera strana, particolare, perché di fatto nasce da un lutto, si potrebbe dire. Io avevo una nonna che amavo tantissimo e che mi manca tanto adesso. E lei purtroppo, per problemi fisici dovuti ovviamente all'età, non riusciva più a muoversi come avrebbe voluto. Qualche volta in televisione passava, che ne so, il Cirque du Soleil, quindi questi acrobati bellissimi, e lei diceva, che bello, quanto mi piacerebbe poterle fare queste cose, io ormai ho fatto il mio tempo, non mi posso più muovere, ma tu perché tu non ci provi? Perché sarebbe bellissimo vederti volare così. E quindi, quando purtroppo lei è venuta a mancare, mi sono decisa a fare questa cosa e a superare anche un po' questi limiti, che per esempio nel mio caso era la paura dell'altezza. Ho la paura di stare a testa in giù. Io non mi sono mai arrampicata nemmeno su un albero, per dire, e adesso mi arrampico a 3,20 m di altezza e sono molto felice. Mi sembra di aver fatto anche un regalo non solo a me stessa, ma anche a mia nonna, che sono convinta che mi guardi e sia felice per me. Le passioni, secondo me, hanno il potere veramente di curarci. Una delle cose che questa esperienza mi ha ricordato è che effettivamente siamo troppo abituati a pensare
veramente dalla copertina di aver letto tutto quanto il libro. Provare nuove cose non è solamente un modo per tenersi occupati, ma anche un modo per scoprire nuovi aspetti di noi. Io veramente credo che il mondo non veda l'ora di stupirci e che l'unica cosa che dobbiamo fare è veramente uscire di casa. Io come sempre vi lascio tutti quanti i link delle persone che mi hanno aiutato e che sono state disponibili per la realizzazione di questo video. Vi invito a seguire questo canale, attivare la campanella delle notifiche, ma soprattutto in questo caso, se non vi rompe, farmi sapere che cosa ne pensate di un format di questo tipo. Se avete dei suggerimenti, in che cosa vi piacerebbe vederci coinvolti a me e alla mia famiglia. Vi ringrazio di cuore ancora perché siamo vicinissimi a questo milione che per me ha così tanti zeri che non riesco nemmeno a vederli tutti quanti insieme, così a botta d'occhio. E che dire, ci vediamo la prossima volta, che ancora sarà una grande incognita perché non so che cosa faremo, ma è un esperimento che voglio portare avanti ed è un modo per, insomma, cimentarsi in nuovi contenuti e cercare un pochino di rendere questa piattaforma sempre più diversa e nuova. Fino ad allora vi auguro una buona giornata e che dire, ci vediamo la prossima volta con un prossimo video prossimamente. Sembra Luca Giurato. Vabbè, non lo so chiudere, basta, finiamo così. Ciao.